Ringraziamo Dio per il dono che ha fatto alla Chiesa e al mondo con l'esistenza e il pontificato di Papa Benedetto. Le parole di Francesco risuonano nel cuore di tutti come l'augurio più grande per il 16 aprile, giorno in cui il Papa Emerito Benedetto XVI compie 90 anni. Traguardo importante, quest'anno ancor più festoso perché coincide con la Pasqua di Resurrezione. Brillante teologo, professore in 4 università tedesche, arcivescovo di Monaco e per 23 anni prefetto della Congregazione per la Fede, Josef Ratzinger viene eletto al soglio pontificio il 19 aprile del 2005 e entra in modo dirompente la storia della Chiesa l'11 febbraio 2013 con la rinuncia al ministero petrino. Un gesto, secondo alcuni, rivoluzionario, secondo molti illuminato, senza dubbio profetico, capace di preparare la strada all'impulso riformatore di Jorge Mario Bergoglio. Ma Benedetto XVI per Papa Francesco resta il modello da seguire per il coraggio di altre scelte e decisioni difficili in tanti ambiti della vita ecclesiale, per la religiosità e la capacità di risvegliare nell'Europa una fede pericolosamente dormiente e ancora per quello spirito sempre radicato in Cristo, che di certo lo scorrere del tempo non può sgretolare. La profondità del pensiero di Josef Ratzinger, solidamente fondato nella Scrittura e nei Padri, è sempre nutrito di fede e di preghiera. Ci aiuta a rimanere aperti all'orizzonte dell'eternità, dando così senso anche alle nostre speranze e ai nostri impegni umani. Il suo è un pensiero e un magistero fecondo. Tra i due il seme della fratellanza riesce a creare da subito un legame inedito ma vissuto con estrema serenità e normalità che attrae e stupisce ogni volta, rilanciando attraverso i media l'immagine di una Chiesa unita e forte, grazie al sostegno reciproco, rinvigorito dalla preghiera, grazie a gesti di familiarità, di vicinanza, telefonate, auguri, doni e visite inaspettate, grazie alla stima profonda fatta di gesti e di parole, come quelle pronunciate da Ratzinger il 28 giugno dello scorso anno in occasione del suo 65° anniversario di ordinazione sacerdotale. Grazie sia fatto a lei, Santo Padre, la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Inizialmente presente su invito di Francesco ai grandi eventi liturgici, Benedetto XVI vive ormai da 4 anni una vita monastica, ritirato in Vaticano nel monastero Mater Ecclesia, dove trascorre le giornate tra lettura e preghiera, convivendo con una fragilità fisica che da molto tempo stride con la sua straordinaria lucidità mentale. Papa Francesco continua però a farlo sentire presente, citandolo nelle catechesi, rilanciando i contenuti delle sue encicliche, dalle quali oggi più forte che mai traspare l'amore per la Chiesa e per il prossimo e il suo essere custode della verità. Soprattutto continua a rivolgergli parole piene di affetto e a considerarlo, nonostante li separi appena un decennio, quel nonno saggio e amorevole che sa ascoltare e consigliare, che intercede con la sua fede nelle situazioni più difficili. Ma c'è qualcosa che qualifica il mio rapporto con Benedetto. Io lo voglio tanto bene a lui, sempre l'ho voluto bene. Per me è un uomo di Dio, è un uomo umile, un uomo che prega. È come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio. Quando in una famiglia il nonno è a casa, è venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un uomo di una prudenza, ma non si immischia. Quella frase dice tutto. Per me è come avere il nonno a casa, è come mio papà.